chiunque di noi ha la passione della letteratura va spesso in libreria. E lì, per esempio, succede una cosa abbastanza inquietante, cioè un libro esce, anche un libro con una grossa casa editrice, tu torni dopo 2 giorni e lo trovi sullo scaffale. Cioè, siamo in una condizione in cui è come se ci fosse una sorta di strano allineamento tra il mercato editoriale e quello cinematografico. Oggi un film in Italia lo misuri nel primo weekend. Come se stessimo attraversando un momento in cui o il libro immediatamente ha una risposta di pubblico, oppure nel giro di pochissimo tempo tende ad uscire dalla parentesi, a finire fuori parentesi, no? Ci ho detto, noi viviamo, secondo me, dal punto di vista editoriale, in un indistinto da molto tempo. Una ventina d'anni fa, 25 anni fa, se tu guardavi una classifica in Italia, c'era una divisione molto precisa, no? C'era la letteratura vera, poi c'era la letteratura rosa e poi c'erano i gialli, che era un genere. Oggi, se tu vedi una classifica, c'è un po' di tutto. Ci sono libri bellissimi, patacche totali, libri di genere, libri di nessuna importanza con pretese letterarie, però, e stanno tutti insieme nello stesso calderone. E quindi stiamo attraversando una fase di transizione difficilissima. Ma sai, secondo me la dimensione della storia d'amore, paradossalmente, è qualcosa che funziona quando viene fuori da sé, quando cioè non parte come presupposto di un libro. Se tu ci pensi bene, tutti i libri che ci hanno raccontato delle bellissime storie d'amore hanno avuto questa caratteristica, cioè di a un certo punto di rivelarsi, come se il messaggio d'amore arrivasse dopo, arrivasse un po' per conto suo, prescindendo dalle intenzioni dell'autore. Io in terapia di coppia per amanti quello che ho messo in scena era soprattutto il rapporto nevrotico tra due persone molto innamorate che non sanno cosa fare di se stesse, il tipico bivio degli amanti quando effettivamente non sanno che cosa diventare nel futuro. E ovviamente anche nel raccontare gli aspetti anche paradossali e buffi di questo tipo di relazione, poi ti rendi conto scrivendo, però questi due quanto si vogliono bene, quanto si amano, quanto non riescono a fare meno uno dell'altro, no? E probabilmente se non ci fosse questa vita pulsante nel sottosuolo della storia, tutto l'insieme non starebbe in piedi, forse è questo, credo. Il rapporto che ho con il lavoro di sceneggiatore è un rapporto, diciamo, occasionale, qualcosa che non avevo previsto. Faccio in realtà lo scrittore, però insomma è successo che... Beh, una cosa che succede abbastanza spesso, che è successa abbastanza frequentemente agli scrittori della mia generazione, di essere contattati dal cinema, perché spesso produttori e registi vanno a caccia di storie, hanno una gran fame di linguaggi, di soggetti diversi. Così è capitato a molti di noi che abbiamo cominciato a lavorare anche per il cinema per questa ragione. Il lavoro di sceneggiatura è chiaramente un ottimo esercizio di scrittura, sostanzialmente un lavoro più rilassante rispetto alla scrittura di un romanzo, perché la scrittura per immagini non ti pone neanche, diciamo, un quinto dei problemi retorici che ti pone un libro, no? Nel senso che sei una scrittura di servizio dove la parola funziona in vista di una messa in scena e quindi in un certo senso scompare nel corpo di chi la pronuncia, fa sì che il tuo lavoro finisca ancora più dietro rispetto alla rappresentazione stessa, no? Quindi questo è molto rilassante da un certo punto di vista. E poi spesso è un lavoro di gruppo, quindi c'è una divisione di compiti, di responsabilità, un'appartenenza collettiva ad un progetto, ed è un ottimo, anche una vacanza molto bella tra un libro e l'altro. Il rapporto con la scrittura è qualcosa che chi fa questo mestiere non deve mai perdere, anche perché c'è un senso di colpa che viene dal non scrivere, come tu sai benissimo, no? E quindi il modo migliore per mantenere le proprie nevrosi ad un livello accettabile è riuscire a non stare molto tempo senza scrivere, perché poi succede che il libro esce, vai tanto in giro per fare promozione, ed è un periodo, anche se poi lavori, perché poi andare in giro, incontrare il pubblico, fare promozione è qualcosa anche di molto stancante, no? Però ti tiene fuori dal rapporto continuo con la scrittura. Io, come dire, un po' da questo punto di vista, una specie di controsindrome di Moravia. Moravia era uno che tutti i giorni, no? Come sai, si alzava la mattina e produceva un certo numero di cartelle tutti i giorni. E io sono tanti anni che vorrei avere quel tipo di approccio con la scrittura, ma non ci riesco, non ci sono mai riuscito. Cioè io ho bisogno proprio di immergermi in un
nel progetto di un libro e poi uscirne quando ho chiuso, e poi magari attraversare dei periodi in cui devo ricaricarmi per ricominciare.